Che spettacolo! Da voi come si chiamano scarcelle, pupi con l'uovo? Buonissimi. I dolci di Pasqua! In una ciotola abbiamo versato 500 g di farina 00. Uniamo 120 g di zucchero. Facciamo un buco al centro. Aggiungiamo 2 uova a temperatura ambiente. La scorza grattugiata di un limone. Cominciamo a impastare. Uniamo 100 g di olio extravergine. E impastiamo. Mezza bustina di lievito per dolci. 50 g di latte a temperatura ambiente. E continuiamo a impastare. Trasferiamo sulla spanatoia. E continuiamo a impastare. L'impasto è pronto, lo facciamo riposare mezz'ora. Un po' di farina sul piano di lavoro. E stendiamo l'impasto. Lo spessore deve essere di circa mezzo centimetro. Posizioniamo sopra le nostre sagome. Queste le potete disegnare a mano oppure le cercate su internet, le stampate e le ritagliate. E adesso ritagliamo tutto intorno con il coltello. E andiamo anche con la colomba. Liberiamo i nostri pupazzi di Pasqua. Guardate che bello il nostro È coniglietto. stupendo! Con l'impasto dei ritagli prepariamo il manico del cestino. Arrotoliamo i due filoncini. Attacchiamo il manico sulla cesta, lo schiacciamo leggermente. Tagliamo le strisce con questa rotella. Abbiamo preparato 4 uova sode. Faccio uno spettacolo da giocoliere. Figli e cadono. Vabbè, tanto so sole. Mettiamo l'uovo sulla colomba. Posizioniamo le strisce. Tagliamo la parte in eccesso e premiamo un po'. Abbiamo imprigionato l'uovo! Così non scappa. E con l'impasto avanzato è venuto anche un bel cuore. Wow. Mettiamo un po' di latte in un uovo intero. E lo sbattiamo. Spennelliamo la superficie. Decoriamo con le codette colorate. E infine mettiamo l'occhio alla colomba. Noi usiamo un chicco di caffè, ma va bene anche un pezzetto di cioccolato. In forno ventilato preriscaldato a 170 gradi per 20 minuti. Voi regolatevi sempre in base al vostro forno. E Sono sono pronti! pronti! E adesso la prova assaggio, il cestino. Vai. È buonissimo. Anche il mio cestino è molto buono. Il coniglietto a biscotto. Mi piace da quando ero piccolo, senza orecchio. Ciao da Dove al Sud! Ciao da Daniele! E Daniela, ciao! Ho legato il mio cuore al tuo. Oh.